tutti e benvenuti. Siamo arrivati qui con Bravely Default 2. Siamo a Savalon. No, in realtà no, sono tornato al Cionia. Perché? Che ho salito un po' di livello. Comunque, allora, ho attivato una missione secondaria molto difficile. Infatti non la faremo. Perché in pratica il re di Alcione ha saputo della morte di Sola. E vuole rendergli omaggio con dei fiori particolari che ci sono in questa montagna di neve. Però dice ci sta un mostro fortissimo che li difende, quindi non mi sembra il caso. E inoltre ho trovato questa ragazzina qui che... Una signora più che ragazzina. Vabbè, comunque questa che sopprima le voleva delle piume. Le ho trovate da diversi uccelli e poi alla fine ha detto che... Però devo portare queste piume da un sarto a Savalon che le deve fare l'abito. Ah. Quindi le missioni secondarie si stanno ampliando molto di più. Comunque allora, poi quando arrivate nella città c'è la possibilità di viaggiare con il carretto, come in questo caso. Siamo tornati subito dal Cione, adesso andiamo subito... Non so neanche se si paga in realtà, perché non ho visto mai comparire un prezzo effettivo. Allora forse è gratis. Però mi sembra un po' troppo fantastico se è gratis. Questo è l'uomo che ci fa viaggiare col carretto. Il Savalon, ricordiamo, è la città vista già nella demo. Poi loro hanno questa particolarità che invece di solito in altri giochi che tutti girano diciamo con lui e tu vedi solo il principale, in realtà loro si sparpagliano per il posto, vedi? Qui c'è Gloria, qui c'è Elvis, qui Adele, si sparpagliano e poi tu puoi parlare un po' con tutti. Quella missione rossa invece che cos'è? Penso sia il sarto che ci ha cominciato, dove dobbiamo portare quelle piume che ti ho detto, della missione secondaria. Ah ok, questa è quella parte. Devo parlare con il comando, dov'è Lord Bernard? Te lo ricordi questo dialogo? Salve a tutti, voglio dire anzitutto che è un enorme piacere vedere così tante persone qui oggi, grazie di essere venuti. Quello è Orpheus? Il bardo? Non ce ne importa niente dei tuoi ringraziamenti, vogliamo sapere quando prenderete i provvedimenti per quest'acqua. Dicono tutti che è colpa di Lord Bernard, che i canali che ha costruito sotto la città hanno causato l'allagamento, è vero? Scusate, Orpheus, sai se si genera a chiedere a Lord Bernard di parlare alla folla? Vorremmo semplicemente sapere la verità sulla situazione in cui ci troviamo. La verità, dice, è una richiesta molto impegnativa. Cos'è in fondo la verità? Smettila con questa pagliacciata, va a chiamarlo, va bene? Non se la caverà, ma hanno uno dei suoi galoppini a liquidarci. Giusto, giusto! Vogliamo vedere Bernard! Signori, mi dispiace darvi una cattiva notizia, ma oggi Lord Bernard non potrà essere dei nostri. Infatti la cosa che mi piace pure a me molto è proprio lo stile, sia proprio delle ambientazioni dove giri e poi anche proprio lo stile grafico dei personaggi. Direi che siete scontenti e poco, me ne rendo conto. Non ci vuole certo un'empatia speciale per cogliere la rabbia che serpeggia nell'aria. Dunque, cosa ne direste se cantassi una canzone per rasserenare gli animi? Vi assicuro che la adorerete. Non siete angosciati, che giorni tristi e penosi sono quasi terminati. Col cuore vi sono vicino e vi offro la mia melodia. Sì, col cuore vi sono vicino. Chi è Barbara D'Urso? Ha ragione, sarà meglio tornare a casa, poi ci somiglia pure. Sì, è come dice il bardo, ti vuole attimo incantare. Sì. Però quello no. Oh, per dindirindina, sono veramente favolosi questi asterischi. Ho fatto tutto esaurito. Ah, questo pure dire l'asterisco, quindi. Ma tu sei? Oh, principessa Gloria, sei davvero tu? Non ci vediamo da tempi di Musa, è un onore, un piacere, un privilegio, come sempre, altezza. Tieni per te le tue visite, Lusinghe, e spiegami piuttosto cosa hai appena fatto a quella povera gente. Non capisco cosa intendi. Ho visto delle persone che avevano bisogno di calmarsi e ho cantato per aiutarle, tutto qui. A ogni modo, cosa ti porta a Savalon? Non dirmi che hanno scacciato anche te. No, che sciocco che sono, il regno di Musa è stato raso al suolo, giusto? Ehi, ti sembrano cose da dire? Oh, sono desolato, mi spiace tanto se ti ho turbato, altezza, la ferita è ancora fresca. E dimmi, amico, tu chi sei? Sono... Ho cambiato idea, non mi interessa. Uè, lo conosci? Si chiama Orpheus, era il menestrello di corte a Musa. Prima si è ingraziato mio padre, poi non appena ha potuto, ha cominciato a intascare le finanze del regno. Confermo che quando fai così di solito ti esiliano. Devo dire che non mi sorprende questo tipo trasuda malignità da tutti i pori. Guardate che ho sentito tutto e sappiate anche che essere un artista rivoluzionario ha costi non indifferenti.
Vi dirò, essere favolosi è un duro lavoro. Vero, confermo. E poi, sbaglio, tu hai ancora, non hai ancora capito nulla di me, altezza. Certe cose non cambiano mai. Dopo tutto quello che hai fatto, credi davvero che mi interessi anche solo minimamente l'opinione che hai di me? Ho cose ben più importanti di cui preoccuparmi. Pubblico freddo, vedo. Oh beh, so capire quando non sono gradito. È ora di uscire di scena. Torna a trovarmi presto, altezza. Grazie e buonanotte. Ma che notte? No. Accidenti, che tipo insopportabile. Non dai retta, Gloria. Oh, non ne ho il tempo né la voglia di farlo. Di questo stai pur certo. E ora vogliamo andare a palazzo? Come dici, vuoi che realizzi vestito da donna usando piume di coda di Rudra? Più facile a dirsi che a farsi, amico mio. Ma ci proverò, non per niente in giro si dice che solo il miglior sarto di Savalon faccia miracoli. Fatto, finito. Questo è l'abito più bello che abbia mai fatto. E se la persona che mi ha commissionato non sarà più che soddisfatta, mi mangio il cappello. Mi ha tolto il vestito piumato. Un momento, Lord Bernard è occupato e temo che non possa ricevere visita. Sembra il gesto, Lord Bernard, eh? No, ah, là. Non c'è. Qui c'era questa panoramica. Ah. Ah, qui è chiuso però. Ah, siamo venuti qui per niente. Dobbiamo fare tutti il giro. Qui, ah, si passa. Cosa c'è? Un dono è il modo migliore per dimostrare alle persone quanto teniamo a loro, non è vero? Da qui alcune conchiglie graziose. Missione secondaria. Ah, questa è per la nave. Ma che è questa vecchia? Si è trasportata anche qui. Però vabbè, già l'abbiamo. Ah, questo è insopportabile. Questo è antipatico, eh. Cioè, era, si voleva fare a Gloria, quindi era antipatico con gli altri. Sono enormemente sollevato di vederti sana e salva, principessa Gloria. Mi dispiace se ti ho causato delle preoccupazioni, principe Castor. Oh, non è di che scusarti. Piuttosto posso chiederti che ne sarò di te dopo la caduta del tuo regno, se non sono indiscreto, ovviamente. Però avrai la pazienza di ascoltarmi, sarà una lunga storia. Questa parte poi la salta. E così, eccoci qui. Ritieni che la presente situazione di Sava non sia dovuta al cristallo dell'acqua? Proprio così. E mi domandavo se il tuo stimato padre non avesse delle informazioni che potrebbero esserci d'aiuto nelle indagini. Altezza, permettimi di esprimere il mio più sincero rammarico per quanto avete dovuto subire. Fortunatamente il nostro regno versa solo in gravi condizioni. Per quanto mi rattristi, sono costretto a sottolineare che non siamo in grado di offrirvi alcun aiuto. Silenzio! La decisione non spetta a te, schiavo! Ti prego di voler perdonare la scortesia di Dromed. Sebbene la sua carica ufficiale sia quella di storico di corte, egli ricopre in veste ufficiosa anche il compito di consigliere e non ci riesce per niente. Devo inoltre ammettere che ha detto il vero, però. La presente situazione del nostro regno non è delle più rose. Il mio eccelso, padre, il re, nessuno sa dove si trovi al momento. Oh, povera me, avete idea di cosa possa essergli accaduto? No, purtroppo avevamo pensato a un rapimento, ma nessuno si è fatto avanti per chiedere un riscatto, né si è messo in contatto con noi in alcun modo. Abbiamo tentato di informare mio fratello minore Pollux, ma si è rivelato irreperibile da quando è partito per il suo viaggio intorno al mondo. Per ora il consiglio degli anziani ha accettato la storia che abbiamo imbastito, ovvero che sia caduto malato all'improvviso, ma non potremo tenere nascosta la faccenda ancora a lungo. Sono sinceramente costernata. Pregherò con tutto il cuore affinché Sua Maestà vi venga restituito al più presto. Però ci sono delle informazioni in più. Tipo questo altro il fratello Pollux non l'aveva mai citato. Ah sì, è vero. Non meritiamo tanta gentilezza da parte tua, principessa Gloria. Mi consulterò con il consiglio riguardo al cristallo dell'acqua. Qualcuno degli anziani potrebbe saperne qualcosa. Sarebbe magnifico, vero Gloria? Come osi interloquire, schiavo? Non hai un briciolo di ritegno? Oh no, principe Castor, deve esserci un equivoco. Lui non è un servo, ma un mio amico. È un compagno e un prezioso alleato a cui devo la vita. Amico, alleato, un vile plebeo come quello? Su via, altezza! Se continuerai a insultare i miei amici, temo proprio che dovrò ritenermi offesa. Offesa? Perché mai? È un plebeo, giusto? Sto solo affermando qualcosa di ovvio. Principe Castor! Perdonami, altezza, mi sono spinto troppo in là. Ma torniamo a noi, Dromed. L'acqua ha cominciato a inondare i vari quartieri della città in momenti diversi, ma pare che i primi problemi risalgano a circa 3 anni fa. 3 anni? Anche Musa è stata attaccata in quello stesso periodo, se ben ricordo. Il consiglio si riunirà a breve, dobbiamo discutere della faccenda con loro immediatamente. Vi prego di pazientare fino al termine della seduta.
Senz'altro, altezza. Perdona l'attesa. Perdona l'attesa. Perdona l'attesa, altezza. Permettete di ripresentarvi gli anziani, Cygnus e Bernard, onorevoli membri del consiglio. Cygnus, ministro del commercio, per servirti sono onorata di fare la tua conoscenza, principessa Gloria. Bernard, maestro della sala da gioco, è un onore incommensurabile, altezza. Il principe Castor ci ha riferito che cerchi notizie sul cristallo dell'acqua. Ebbene sì, sospetto sia stato proprio il cristallo a causare l'allagamento della città. Sapete per caso se questa congettura possa avere un fondamento? Temo che la causa sia qualcosa di ben più profano, altezza. I miei uomini hanno commesso un grave errore durante gli scavi di alcuni canali sotterranei. Di fatto, torniamo da una riunione d'emergenza del consiglio riguardante proprio tale argomento. E si è trattato di una discussione assai proficua. Devo complimentarmi per la solerzia con cui ti sei assunto le tue responsabilità, Lord Bernard. Offrendoti di aiutare a correggere l'errore, hai dato ulteriore prova. Semmai ne fosse stato bisogno della tua irreprensibilità. Quest'uomo non può aver rubato alcun cristallo, altezza. Sono pronta a garantirlo personalmente. E sono onorato, Lady Cygnus. E ora dobbiamo metterci al lavoro. Sarà necessaria una meticolosa organizzazione se vogliamo che le contromisure proposte siano messe in pratica. Se volete scusarci. Beh, quello che ha detto non è del tutto campato per aria. Può darsi, ma se davvero i canali di Bernard hanno causato l'inondazione, c'è una cosa che io trovo alquanto sospetta. La sala gioco, proprio quella da lui amministrata, è uno dei pochi luoghi che non sono stati toccati, nonostante le ingenti quantità d'acqua che utilizza. Forse sarà meglio andare a controllare. Però che mi permetterai di accompagnarti? Se uno dei miei sudditi è coinvolto nel trafugamento dei soldi del tuo regno, è mio dovere di amico e alleato intervenire. Ti sono grata per l'aiuto, altezza. Oltre a ciò, dubito che questa marmaia sarebbe in grado di proteggerti. Sei di stirpe nobile, Lady Gloria, non è appropriato che frequenti degli umili popolani così liberamente. Principe Castor! Ma certo, altezza, non è il momento di sollevare dubbi sulla qualità delle tue compagnie schifose. Spero che vorrete perdonarmi. E mi auguro di sapermi rivelare d'aiuto. Lo spero anch'io, Principe Castor. Bene, allora siamo diretti alla sala da gioco. Non dice stai zitto adesso. Il principe Castor ora accompagna il gruppo. No, è bello che ha anche consentito con la testa. Sconfiggi goblin e arcieri. Si può andare in tutte le parti del castello. Adesso sì. Ti trattano bene, infami, eh. Allora quella era la sala a gioco, perché volevano entrare? C'è una vecchia. Un vecchio. Ai giovani non si interessano i libri, io invece non ne ho mai abbastanza, si impara sempre qualcosa. Purtroppo però ho letto tutti i volumi in mio possesso, portami un libro nuovo, per favore. A trovarlo voglio un libro nuovo. Infatti, comunque dovrebbe farci una lista di quelli che già c'ha. Che ha già letto, perché se no uno che ne sa. Wow, chi se l'aspettava di vedere una fontana come quella nel bel mezzo del deserto? Io no di certo, che opulenza, non che mi dispiaccia il lusso, ma è anche vero che il troppo è stroppia. Non hanno badato a spese per gli arredi, questo è poco ma sicuro. No, questo chi è? È Bernard. Principe Castor, a cosa dobbiamo l'immenso onore? Ah, ti ricordi? Questa era la cosa degli addescamenti. Ma questi sono... cioè, però questo è troppo palese contro il Fatore, però c'è scritto in faccia. Cioè, se non era per la cicatrice, lo sguardo un po' così, la bandana conferma tutto. Allora, posso chiederti cosa ti porta qui, altezza? La principessa Gloria stava visitando la città, ho ritenuto mio dovere offrirmi di accompagnarla. Ah, dura la vita del principe, non c'è che dire. Ma che maleducato, permettetemi presenti Honey Hall, di recente il fascino esodio del suo serraio e la delizia dei nostri clienti. Il serraio è cosa, non ha più senso. Penso di sì. Scusatela, ha dei modi a dir poco rozzi, l'ho trovata che vagava in territori tutt'altro che civilizzati, il che suppongo spieghi qualcosa. Ma dimmi, principessa Gloria, come procedo alle ricerche del cristallo? Ancora nessuna traccia, ma lo troveremo, questo è certo. Ammiro molto il tuo ottimismo, però ho lo strano presentimento che non troverete nulla, non importa quanto a fondo cercherete.
Mi domando cosa potrebbe convincerti che non è qui a Savala, un editto ufficiale del principe basterebbe? Ne dubito. Non mi permetterei mai di diffidare del principe, ovviamente, ma preferisco verificare con i miei occhi, dopo tutto. I ladri sono certamente esperti nel nascondere la loro re furtiva, non trovi? Allora, lungi da me ostacolare la tua ricerca inutile, ti consiglio comunque di barare alla tua incolumità. E ora, con il tuo permesso... Senza offesa per il nostro nuovo amico, ma non riesco a togliermi dalla testa che ci stia nascondendo qualcosa. Bernardo ha sicuramente una storia fuori dal comune. In pochi anni ha costruito la sala da gioco, si è guadagnato un seggio nel consiglio degli anziani. Naturalmente le malelingue hanno mormorato, come sempre avviene quando un uomo ha un'ascesa così repentina. Secondo me questa cosa lo rende ancora più sospetto. Quando senti puzza di bruciato c'è sempre un motivo. Forse quel maestro lo saprà dirci qualcosa. Come si chiamava? Orfeus? Già, una domanda non ha mai fatto male a nessuno. Puoi dirci qualcosa in più su di lui, Gloria? Dunque, se volessi essere gentile, lo definirei molto dedito alla sua arte. In termini meno lusinghieri, direi che è un fanatico egocentrico. Ricordami di non farti mai arrabbiare. Comunque, buona a sapersi. Potremmo sfruttare questa informazione a nostro vantaggio. Cerchiamolo e vediamo come va, d'accordo? Mi sembra che sopra c'era un tesoro, ti ricordi? No. Come dire? Ah, sto dormendo. No, no, è sveglio. Vabbè, non lo disturbiamo, poverino. Ecco il tesoro, eh. 140 GB. Ok, quindi siamo di qui dentro per quale motivo, precisamente? Per vedere, boh, non so, perché siamo andati a questa sala giochi. Che abbiamo dei sospetti su questo Bernard, credo. Ho capito, però a casa sua, cioè qua non penso che ci sia. Ah, dobbiamo uscire dalla città. Qualcuno mi aiuti, aiutatemi! Ma qual è il problema, signore? Siamo stati attaccati dalla creatura con un occhio solo! Una creatura con un occhio solo? Sì, sono riuscito a fuggire e venire a chiedere aiuto, ma il mio amico è ancora in pericolo! Dovete aiutarlo, vi prego! Certamente, lo aiuteremo volentieri noi. Niente in contrario, giusto? No, ci mancherebbe. Davvero lo fareste? Ce ne occuperemo noi, tu avverti la guardia cittadina dell'accaduto, d'accordo? Certo, subito e grazie. A quanto pare dovremmo affrettarci. Non è vero, perché dobbiamo andare prima da questo Orfeus. Ah, ma c'è quell'altro dialogo con quello. È lui! Orfeus, dove vai? Ehi, cosa fai? Mi stai perdinando? Io sono un poeta, la perenne ricerca di storie da narrare. Vado da dove la mia ispirazione mi conduce. Ovunque il vento soffia e lo spirito mi suggerisca. Ecco dove sono diretto, tesoro. Sì, sì, quindi dove vai? Sono tutte parole sprecate con te. Comunque, non sono certo tenuto a informarti. Ah, detesto quando fai così, e va bene. Sto andando alle rovine roventi a scrivere la parola fine su una storia per me molto speciale. Adesso va, corri a riferirlo al tuo adorato Bernard. Tanto so già che lo farai. Va bene. Va veramente? Diamine, so quanto sia importante per un artista avere dei ferventi sostenitori, ma perché Bernard si ostina a portarsi dietro quella mocciosa? Per carità, la lealtà è una bella cosa, ma avere un cagnolino sempre alle costole è un vero danno per l'immagine. Mm? Bene, guarda un po' chi c'è. Principessa di un regno in rovino, ella è. Ai, che sguardo addolorato, lacrime le scorrono sul viso, cadendo a fiumi sul deserto infuocato. Avrà mai esito la sua... No! Oh sì, adoro le canzoni tristi, diventerà un classico, senz'altro. Oh, salve, principessa Gloria, non ti avevo vista, ora devo scappare, ma prima o poi spero che mi racconterai come ci si sente a perdere un intero regno. Sapeva benissimo che eri qui. Non ho dubbi, a giudicare dalla sua canzone sa anche qualcosa a proposito del cristallo. Non mi sembra che stia cercando lui di portarci dove vuole lui? E se anche fosse, potremmo nascondere il suo gioco? E poi, alla prima occasione, ribaltare le carte in tavola e metterlo sotto torchio per scoprire cosa sa. Conosci il luogo a cui ha accennato, Principe Castor? Sì, le rovine sono a sud della città, mi faccio strada.